adesso vediamo un paio di viti che non sono mie, sono dei miei vicini, però volevo vedere gli errori che sono stati fatti nella potatura. Premesso che io di potatura, cioè non sono così esperto, poto neanche 10 anni, quindi secondo me però sono errori gravi questi che sono stati fatti. Adesso vediamo una vite, questa è una vite di moscato. Al suo trancio legato, ma qui hanno lasciato questo sperone di una, due, tre gemme. Questo, una, due. Perché hanno lasciato questo? Che senso ha? C'è già questo. Accorcialo qui e taglialo via questo. Ma qui è ancora più evidente, guardate. Trancio legato. E va bene. E poi questo sperone bellissimo di due gemme, ma poi quest'altro, ma perché? Ma taglia via lì. Guardate che sono partiti con uno sperone, poi un altro sperone, poi un altro sperone. Poi si vanno a prendere un altro sperone di qui, fra un po' arriviamo a questa altezza, ma taglialo via lì. Qui uguale. Trancio legato, male. Bellissimo sperone di sotto, uno e due. E poi questo, ma taglia via lì. Ma cosa lasci questo sperone qui? Questa uguale, due speroni, ma taglia via quello o questo. Taglio di ritorno male eseguito. Qui, negatura bruttissima. Uno sperone, due speroni. Ma cosa ti serve questo sperone? Non andrei mai a tagliare lì la vite. Toglilo. E questo è il caso più eclatante. Guardate la piegatura. Qui c'è una strozzatura, non va bene. Uno sperone sormontato sul vecchio capofrutto, più in alto, cioè, se proprio vuoi lasciargli questo e poi l'altro sperone, ma taglia via tutto qui. Qui uguale, sperone qui di una, due, tre, più la gemma di più la basale, quattro gemme, ma cos'è? Più un altro sperone qui sormontato su un altro sperone che a sua volta era sormontato sul capofrutto dell'anno scorso, assurdo, che andava tagliato. Sono tutte così. Niente, questa potatura non è una potatura eseguita bene, a mio avviso. Anzi, là ne vedo un'altra. Due speroni, uno di qua che va vicino all'altra vite, ma taglia lì e dai aria alla pianta.